ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare, ci vorrebbe un amico per dimenticare. Ha festeggiato in Versilia il Ferragosto Antonello Venditti con un concerto per l'ennesima volta memorabile. Il popolarissimo e amatissimo cantautore romano si è esibito lunedì sera a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Sul palco i pezzi più belli della quarantennale carriera di Venditti, che con le sue canzoni melodiche e romantiche ha fatto la storia della musica leggera italiana. Un concerto evento, uno dei più attesi della stagione in Versilia, che i fan di Venditti non si sono lasciati sfuggire per cantare e ballare sulle note di Sara, In questo mondo di ladri, oppure Nata sotto il segno dei pesci. Oltre 2700 biglietti staccati, un record assoluto per l'Arena di Forte dei Marmi, che ha incassato l'ennesimo primato di stagione. Un ritorno per Antonello Venditti per 2 anni di fila a Villa Bertelli e chissà per il 2018. In fondo non c'è 2 senza 3. Quest'anno ha detto che si è autoproposto per fare i Ferragosto a Forte dei Marmi, magari, lo dico io. È il secondo anno consecutivo, diciamo che i dati ci hanno dato ragione, scusate il bisticcio di parole, perché se lo scorso anno erano 2200 a applaudirlo, quest'anno 2700. Quindi ha funzionato la formula di avere un cantautore che ama la Versilia, ha detto che la Toscana è la sua seconda terra, in effetti lui vive molto spesso in Toscana, oltre che naturalmente a Roma. Io spero che il prossimo anno, non so se verrà invitato o meno, ma mi auguro che quello che ha detto sul palco si possa realizzare presto.